Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale e danzante in Val di Sangro, una delle realtà più affermate è sicuramente il Tunnel Dance a Piane d'Archi. Da diversi anni si occupa di allietare le serate dei cittadini del Sangro, ma non solo. Abbiamo visto già questa sera un pullman di persone appassionate di musica provenienti dal Teramano. Ma presentiamo questa attività, la Tunnel Dance, con il gestore Carmine Di Donato, che da diversi anni cura le serate qui al Tunnel Dance. Di che cosa si occupa questo locale? Allora, questo locale si occupa di intrattenimento, sale da ballo e anche ricettivo per altri tipi di eventi. E questo è proprio una struttura che è molto affermato qua in Val di Sangro. Difatti tutte le orchestre vogliono venire a esibirsi. E questa sera abbiamo l'orchestra di balloterapia, alla quale ha fatto pervenire anche un autobus dal proprio paese di Pineto, e quindi questo fa vedere che il locale è molto frequentato da persone locali e anche da altri paesi limitrofi sull'Adriatico, da Pescara fino a Vasto, Termoli. Abbiamo visto che qui lo spazio non manca, il salone è molto ampio. Per quante persone siete attrezzati? Allora, qua noi siamo attrezzati per 600 persone, e quindi le persone stanno molto comode, la sera possono mangiare, noi facciamo un menù alla carta, quindi non facciamo un menù fisso, quindi le persone possono scegliere quelle che vogliono. E poi è un locale per tutte le età, abbiamo visto bambini, anziani, media età, un po' di tutti. Sì, sì, qua vengono tutti, vengono da persone sia anziane che bambini, perché balliamo di tutto, sia balli di gruppo, liscio, quindi facciamo divertire tutti. E voi siete aperti anche l'estate? Noi siamo aperti anche l'estate perché abbiamo un'area all'aperto dove abbiamo un palco con tutti i gazebi attrezzati per le serate danzanti all'aperto. E vogliamo ricordare un po', per chi non è del posto, come bisogna fare per arrivare qui da voi, perché siete un po' internati. Per arrivare da noi si fa uscita autostrada Val di Sangro, poi c'è la superstrada e fa uscita Piane d'Archi Casoli. Il gruppo che si esibirà questa sera tra poco al Tunnel Dance si chiama I Ragazzi della Balloterapia, e Fabio Lelli è il capogruppo, anche il leader di questa band, diciamo così. Voi di che trattate? Che genere di musica trattate? Allora, buonasera, noi facciamo musica da ballo in genere, liscio, balli di gruppo, anche caraibico, quindi spaziamo sulla musica da ballo. Originale.
Sandro Panetta suona il sax e l'organetto in questo gruppo. Abbiamo visto questa sera che è arrivato anche un pullman di vostri concittadini. Voi siete di Pineto, quindi avete portato anche un po' di clientela al Tunnel Dance. Sì, sono magnifici perché ci seguono sempre e veramente senza di loro saremmo veramente persi. E bene così, dai, cercheremo di fare una bella serata in compagnia di tutti voi. Grazie. Sono tanti gli anni che sono via. Quanti gli amici veri da ricordare. E qui da lontano io porto il cuore. Buona canzone amata tra la mia gente. Matilde Ferri è la cantante del gruppo. Quali sono i brani, i vostri pezzi forte, diciamo, del repertorio? Beh, i pezzi forti del nostro repertorio sono particolarmente dei brani riveduti e corretti degli anni Ottanta che il nostro maestro Fabio Lelli mi ha cucito veramente addosso, e poi dei brani lenti stupendi che dedico a questa stupenda clientela del Tunnel, e ringraziamo naturalmente il proprietario, il signor Carmine, che è stupendo, e tutta la popolazione e tutti i ballerini intervenuti questa sera, grazie. Voi non è la prima volta che vi esibite qui al Tunnel Dance? Diciamo, abbiamo fatto un galà e ci siamo fatti conoscere, e poi naturalmente ci hanno dato fiducia per fare una serata proprio da soli, e ci fa molto piacere, quindi speriamo di non deludere nessuno, di fare un'ottima serata in musica con il nostro motto, i ragazzi della balloterapia, che la tristezza si porta via, ricordate. Col batterista Roberto Cipriani invece parliamo del motivo di questo nome un po' strano, che ricorda anche qualche tipo di cura medica. Sì, buonasera. Abbiamo ripreso il nostro nome da Mario Riccardi, ma in balloterapia è proprio forse uno stile di vita, quindi è intesa come una terapia, quindi una forma di, anche di divertimento, di stare insieme, quindi come usare la musica come terapia da ballo, ecco. Col chitarrista del gruppo Fabio Cargini andiamo invece ad analizzare quali sono i balli che vanno per la maggiore in questo periodo. Sì, dunque, i balli che vanno per la maggiore sono innanzitutto i balli standard, e poi ci sono balli che in base alle varie scuole vengono in un certo qual modo distinte, ad esempio come a Roma, a Bangkok, mi viene in mente questo stupendo brano che poi viene ripreso, viene riarrangiato, eccetera, eccetera.